oltre a porgervi il saluto, volevo dirvi che mi sento profondamente onorata di ospitare questa manifestazione e anche molto piacevolmente mi piace ritrovare dall'altro lato delle donne che danno una testimonianza forte come sindaci di paesi e di cittadine con alta incidenza di rischio mafioso. E ringrazio Libera Cittadinanza, il dottore Leotta, a cui cedo subito la parola, che presenterà i nostri ospiti e il significato anche di questa giornata ai nostri giovani, per aver scelto questa scuola per la realizzazione di questo evento. Credo e spero anche per l'impegno che abbiamo sempre profuso nel settore della legalità. Buongiorno a tutti, intanto vi presento, sono il portavoce dell'Associazione Libera Cittadinanza. Pochissime parole di presentazione di questa iniziativa. Intanto, che cos'è? Ricordo a chi non è partecipato alle edizioni precedenti cosa si intende per coerenza civile. La giornata della coerenza civile è stata fortemente voluta dal nostro gruppo alcuni anni fa e tende, diciamo, a celebrare una dote, ahimè, sempre più rara, che è proprio quella della coerenza. Ponendo i riflettori su quelle persone che nell'ambito, nel proprio ambito, nel proprio operato, sia esso quello di amministratore, come è il caso di quest'anno, o nelle libere professioni di medico, di avvocato, di sacerdote, abbiamo avuto anche Don Giacomo Panizza un paio di anni fa, non è disposto a deflettere da determinati principi. Principi che in buona fede più o meno tutti all'inizio ci poniamo come dei paletti così rigidi, deflettibili della nostra vita, e cioè il rispetto delle regole, il rispetto della legalità, la fedeltà allo Stato democratico e quant'altro. Purtroppo spesso si deroga a questi principi, a questi paletti che ci poniamo, vuoi per convenienza più spesso, vuoi per paura, contesti sociali, poi semplicemente per ignavia. Alcune di queste persone però non sono disponibili a deviare dal percorso che hanno tracciato e, per citare una parola detta dallo stesso Giorgio Ambrosoli, un eroe civile a cui è andato il nostro primo riconoscimento, qualunque cosa succeda, quindi chi a scapito, e qua avrete la testimonianza delle donne sindaco che abbiamo qui accanto, della propria sicurezza personale, delle proprie libertà individuali, chi addirittura a scapito della propria vita. Non è casuale che Libera Cittadinanza abbia voluto porre l'accento, porre i riflettori sull'universo femminile. L'universo femminile, quando è chiamato, diciamo, a compiti così gravosi, certamente dà dei punti, molti punti a quello maschile, ma soprattutto perché negli ultimi anni, segnati politicamente da un decadimento dei valori morali, civili, etici, si è assistito a una brusca marcia indietro. La donna è, diciamo, tornata agli anni 50-60 dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista mediatico, e si è assistito a uno svilimento della sua figura. Che vuole essere uno stimolo e nello stesso tempo un riassunto, una summa di quei valori e dei motivi per cui noi abbiamo organizzato questa giornata. E ci vorrebbe una donna. Perché? Perché abbiamo associato determinati valori, e tre frasi lo dicono chiaramente: tenacio, tenacia, coraggio, a un universo che sono propri di un universo femminile nobile e alto, come ha detto Cito. Poi abbiamo inteso confrontare nel filmato due realtà diverse, una mala Italia e una buona Italia, perché c'è la possibilità, sembra attraverso lo specifico femminile, ci sono delle scene, ci sono delle immagini molto molto significative ed evocative di questo che dico, attraverso lo specifico femminile noi riteniamo che specialmente il meridione d'Italia possa dire
possa aprire una pagina nuova e possa dire qualcosa di diverso che finora la classe dirigente, non dirigente, no, non ha saputo trasmettere alle nuove generazioni. È qui con me. Prima di io mi ricollego a una frase che ho letto prima e che ho subito ricollegato all'esperienza di ieri. La tenacia dell'amore civile. Perché se io volessi così riassumere brevemente il percorso di ieri, cioè l'ho riassunto nella mia mente e le due parole chiave sono state bellezza e coralità. E secondo me sono strettamente collegate a quella frase di cui parlavo prima, perché la bellezza riguardava la prima parte della giornata. Noi volutamente abbiamo fatto in modo che i ragazzi, eravamo una cinquantina, prima di partecipare ai momenti, diciamo, prettamente civili, quindi la visita dell'aula bunker e marcia, visitassero la città e imparassero a innamorarsi di quei luoghi non naturali, ma luoghi creati dall'uomo, per esempio la Cappella Palatina, che sono frutto dell'intreccio di una collaborazione di tante civiltà e di tanti uomini. Grazie all'associazione, grazie alla scuola che ci ospita, grazie ai ragazzi che sono qui ad ascoltarci. E il video è stato molto bello, e anch'io mi sono messa a riflettere quando ho visto alcune frasi, come per esempio la città è mia, e nello stesso tempo quello forse è il fatto della delega, di alcune parole della canzone che sentivamo in sottofondo. Credo che questi siano stati i motivi ispiratori della mia scelta, anche credo quello della collega, di scendere in campo, si dice salire in campo, buttarsi nella mischia, di candidarmi a sindaco, per una persona che non aveva mai fatto politica e a un certo punto della propria vita decide che non si poteva più delegare agli altri. E questo credo che è il messaggio che noi dobbiamo lanciare, che dobbiamo fare capire ai ragazzi, che il delegare agli altri è sempre una cambiare in bianco. Non possiamo pensare che gli altri debbano cambiare le cose e lamentarci sempre, ma se non ci mettiamo in gioco e non tentiamo noi stessi di cambiare le cose dal di dentro, certo può sembrare un po' un sogno visionario, può sembrare una visione, diciamo, romantica e non realistica. Però poi non abbiamo il diritto di lamentarci. Se abbiamo la possibilità e abbiamo le condizioni di voler dal basso cambiare le cose, dobbiamo necessariamente metterci in gioco. Non si può sempre delegare, non si può stare alla finestra a guardare, non ci si può lamentare senza impegnarsi. È chiaro che questo comporta delle difficoltà, delle necessità anche di fare delle scelte che possono essere difficili dal punto di vista dei sacrifici personali, familiari o di quello che ne consegue in termini anche di amicizie, di solidarietà, di isolamento rispetto alle decisioni che si compiono. Però nel momento in cui si decide di fare una determinata attività, che può essere anche un'attività professionale, cioè le scelte noi le compiamo non solo facendo attività politica o amministrativa, ma facendo qualsiasi altro lavoro e mestiere, bisogna decidere come farlo, se farlo sulla base di determinati principi o farlo, diciamo, alla carlona, senza tener conto di quelli che sono i principi etici o morali che dovrebbero condurre ciascuno di noi nella propria attività. E soprattutto queste scelte diventano importanti, e mi ricollego a quello che si vedeva anche nel video, e diventano importanti nella componente femminile per una donna nel momento in cui i modelli che vengono offerti alle ragazze di oggi sono modelli profondamente contrari a quello che erano i modelli di 20 anni fa. C'è stato uno svilimento del ruolo della donna, un modello televisivo che viene riportato solo al successo al denaro, all'esaltazione della bellezza e del corpo, senza tener conto che le donne sono soggetti e non oggetti di un determinato modo di proporsi, e che quindi completano quello che è l'universo umano. Non ci deve essere un uomo e una donna in contrapposizione, non ci devono essere ruoli e prerogative solo degli uomini o solo delle donne, ma ci deve essere un impegno costante che non tenga conto della differenza sessuale, ma tenga conto solo delle capacità dei singoli di impegnarsi in tutti i campi e in maniera paritaria.
E in questa regressione, io credo, dell'universo femminile di questi ultimi anni che abbiamo vissuto per i modelli che ci sono stati proposti, va anche il senso dell'impegno mio attuale. E io dico che se alla fine di questo percorso amministrativo ci sarà una traccia e ci saranno delle bambine o delle ragazze che comunque decideranno il proprio impegno in attività politica, questo impegno e questo sacrificio dal punto di vista mio personale avrà avuto un senso. Benvenuti in questa sala e complimenti per questa bellissima scuola. Le scuole grandi dei centri sono bellissime perché hanno la possibilità di dare percorsi formativi che si arricchiscono di giorno in giorno, e questo arricchimento proviene dalla diversità, perché quando si è in tanti ci sono profonde diversità e queste diversità arricchiscono la persona. In questo momento sto svolgendo la funzione di sindaco di un piccolo paese della costa ionica Regina, in uno di quei 42 comuni che definiscono la Locride, che è la mezza provincia di Reggio Calabria sul lato dello Ionio. Il mio paese è di 3.500 abitanti e ha una zona archeologica di grande importanza, era l'antica città di Caulonia. E oggi in questi paesi arrivano nelle nostre coste, sono arrivate tantissime persone dall'altro lato del mare, e diciamo che abbiamo saputo accoglierli anche senza mezzi e anche senza grandi ricchezze, e abbiamo cercato di trattarli da persone. E quindi questo mondo variegato di gente che viene da tutte le parti, quello che oggi rappresenta un problema, per quanto mi riguarda, è un arricchimento di quella che è la nostra storia. Io vi ringrazio di averci invitato, anche se non è facile parlare di fronte a dei ragazzi, perché naturalmente si ha il timore di annoiare, il timore di sbagliare, ma comunque ci provo e gradirei che voi faceste delle domande senza remore, così liberamente, senza dare importanza se è una domanda facile, difficile, qualunque essa sia. E volevo trasmettervi le motivazioni che mi hanno portato a fare il sindaco di Monasterace. Io, come il sindaco Elisabetta Tripodi, sindaco di Rosarno, non vengo dal mondo politico, vengo dal mondo delle professioni e vengo da un mondo in cui ho sempre fatto associazionismo, sia con la scuola, sia associazionismo culturale, sia associazionismo vario nel mio paese, quindi sono dentro il tessuto sociale di quello che è il mio paese. Avendo fatto la scelta di sindaco, molte scelte sono dolorose, perché molte scelte portano delle incomprensioni, portano quelle che ancora è inimicizia. Perché? Perché non siamo ancora abituati a discutere con tranquillità, con serenità e con coscienza di quelli che sono i problemi dei nostri centri. Quindi l'invito a voi ragazzi a votare per forza, quando ne avrete l'età, non so l'età che avete, una persona, perché non possiamo andarci tutti, quindi a quel ruolo amministrativo o politico più alto, però a non abbandonare mai chi abbiamo votato, ad essere sempre il grillo parlante, la coscienza, nel senso buono o non buono del termine, ad essere sempre consapevoli, sempre critici, sempre però propositivi e sempre presenti, perché politica significa la nostra vita, significa il nostro territorio, significa il nostro paese. Come ben diceva la vostra professoressa, se uno decide di mettersi di fronte agli altri, di farsi giudicare, di assumere una carica amministrativa politica, è chiaro che ama profondamente quel territorio, perché il fare l'amministratore o il sindaco dei piccoli centri urbani del nostro meridione è assolutamente puro volontariato, non c'è altra motivazione. Miglioramento delle nostre condizioni, tutte le nostre piccole
città, piccoli paesi, com'è possibile che non possa avvenire questa cosa? Cioè, la mia domanda è, da sindaco, che cosa si può fare nella politica? Che cosa c'è che può aiutare la cittadinanza a levare questo fenomeno, questa piaga che è nel nostro territorio da secoli oramai? Dare l'esempio nel modo di amministrare i propri territori, non accettare mai compromessi. È chiaro che la mafia si nutre di consenso sociale, e anche la politica ha bisogno di consenso. E allora bisogna interrompere quel rapporto, diciamo, di corrispondenza tra l'esigenza di trovare consenso e l'esigenza di respingere la mafia. Molto spesso la politica può far finta che la mafia non esista, perché è molto più comodo, può girarsi dall'altra parte. E invece se ognuno di noi, nel momento in cui fa questa attività, naturalmente può parlare per sé, decide di schierarsi in maniera aperta, a dire quei voti io non li voglio, o comunque si respingono quei voti in maniera diretta e anche con azioni concrete, come possono essere anche quelle simboliche delle costituzioni di parte civile nei processi di mafia, come possono essere degli atti amministrativi che vengono emessi non guardando in faccia e non guardando il cognome della persona a cui sono rivolte, senza avere paura. Naturalmente questo espone poi a delle situazioni non piacevoli. Il mio paese, come pure Rosarno, che ha una zona importantissima dal punto di vista archeologico, va salvaguardata e fatta conoscere, perché può servire ad anche piccola, anche di due persone, a incrementare le attività lavorative dei giovani di Monasterace. Quindi, quindi non è che una si mette in mente io faccio il sindaco e faccio il sindaco antimafia, antindrangheta, anticosa, no, io faccio il sindaco. Per fare il sindaco faccio delle scelte, le scelte sono quelle dettate dalle regole, però le regole devono essere seguite da tutti i cittadini. E poi i comportamenti, che sono ancora più importanti delle regole. Quindi una persona, in quanto amministratore, quindi persona pubblica, adotta quella serie di comportamenti che naturalmente servono per infondere fiducia nelle istituzioni. E dopodiché cosa cerca di fare, ad esempio, con le odiosissime tasse? Cerca di ripristinare le regole, i comportamenti e giustizia sociale, cioè praticamente la tassa dei rifiuti la devono pagare tutti i cittadini. Quei soldi che il comune riceve lo deve utilizzare al meglio e non sprecarlo, e chiaramente deve adottare tutta quella serie di diciamo di regole, appunto il bando pubblico, evidenza pubblica, tutto quello che lo Stato prescrive senza mai fare favoritismi. Ecco, vedete, praticamente niente di speciale, soltanto quello che le regole delle leggi italiane, i comportamenti e poi la scelta profonda del bene comune e della tutela del territorio, perché noi siamo una regione che è coperta di cemento, quindi già il dire adottiamo quelli che sono i piani regionali e adottiamo dei piani di recupero diventa rivoluzionario, ma non è rivoluzionario, è la norma. E allora la tutela del territorio è indispensabile, perché noi siamo un paese di mare, un paese che ha subito erosione costiera, un paese che ha un centro storico anche molto bello, un paese che ha un'area archeologica. Quindi tutela del territorio significa sviluppo compatibile con quello che è il territorio, che è, non me lo sono inventato, quello è. Tutto questo in certi contesti probabilmente è diventato strano, rivoluzionario. Quindi io sono un sindaco donna, io voglio fare carriera. Io posso essere dileggiata dalla mattina alla sera, ognuno ha i mezzi di comunicazione vari, per cui minacce di morte, minacce di fango a quintali, da cui veramente non ci si può difendere. Quindi ogni mattina riprendere quello che è il proprio lavoro è come superare una specie di
di forza che ti dice ogni tanto, non voglio dire chi te lo fa fare, però dopo 7 anni ogni tanto mi viene quel desiderio di lasciare, perché effettivamente la vita quotidiana è diventata quasi invivibile. Io voglio esordire innanzitutto con un ringraziamento, perché in un clima di crisi, di tensione, di incoerenza, vedervi qui per noi è una grande certezza, un vero simbolo, un vero esempio di coerenza. E sì, l'esempio infatti che oggi incarnate voi, per noi è una grande certezza. Ma è come se oggi vi veda come desiderosi di aiuto. È come un grido muto che voi mandate a noi, di bisogno d'aiuto. Io infatti credo che sia necessaria una grande rivoluzione culturale che parta proprio dalle radici. Per questo ringrazio il padre Marcello, il dottore e voi stessi per questi progetti che, come altri, stanno piantando le radici nel terreno più fertile della società, che siamo proprio noi giovani. Io mi auguro che noi oggi, partendo da me per prima, possiamo cogliere questo vostro grido, questo bisogno d'aiuto, affinché voi non rimaniate delle eccezioni, ma che l'eccezione invece sia quel mondo marcio che invece ci circonda, purtroppo. Per me è una certa amarezza, un certo fondo di stanchezza. Però l'essere venuti qua, aver deciso insieme, tra l'altro, perché ci siamo consultate, perché ci piace andare nelle scuole, ci piace parlare con i ragazzi, perché molti dicono che gli adulti forse è inutile parlare, perché gli adulti le loro scelte le hanno già compiute e hanno già deciso da che parte stare. È utile esportare queste nostre esperienze ai ragazzi per far comprendere, in un momento proprio come questo che dicevi tu, di crisi di valori, di crisi della politica, che in realtà non è... vediamo spesso anche nei giornali dell'informazione solo il negativo di tutte le cose e rischiamo di essere sommersi da questo negativo. Invece c'è tanto, tanto di positivo. Io nelle immagini del video vedevo l'esperienza di Don Giacomo Panizza, che conosciamo, con Progetto Sud, che è una delle eccellenze del campo del volontariato e dell'impegno antimafia, e così come lui tantissime altre esperienze. Naturalmente queste esperienze non devono essere isolate, ma devono essere veicolate a voi ragazzi, perché naturalmente possiate, si dice, diventare cittadini del domani. Voi siete già cittadini oggi e siete già, penso, abbastanza, anche se alcuni di voi ancora non saranno maggiorenni, abbastanza consapevoli del mondo che vi sta accanto. Ma non è che in questo periodo sulle vostre spalle, come se problemi non ne aveste già abbastanza, c'è un altro problema aggiuntivo: come fate voi a dimostrare e a, in parte avete già risposto a questa domanda, e a farvi carico di un problema, cioè quello di dimostrare ai cittadini, ai ragazzi, a questi ragazzi soprattutto, in questo clima di sfiducia nelle istituzioni, di sfiducia nella politica, di antipolitica, per dirla con una parola di certo abusata, che esiste tra il cosiddetto palazzo, le istituzioni centrali, quelli che si vedono al telegiornale e che fanno di tutto per alimentare questa sfiducia dei cittadini e dei giovani in particolare nel loro operato, c'è poi tutto un tessuto di amministratori che si sforzano di fare il loro operato normale nel rispetto delle regole e che sopra il mercato vengono lasciati soli dalle amministrazioni, come dire, centrali, dal Parlamento, dalle loro stesse strutture del partito di appartenenza. Ora come fate a invogliare, non siete ancora più svantaggiati in questo momento storico, a dire guardate, sì, noi facciamo politica, però ci sforziamo di dimostrare che esiste un modo anche giusto di fare politica e che non bisogna appunto confondere l'aspetto mediatico, l'aspetto delle istituzioni paludate con quello poi del vissuto quotidiano. Tantissimi altri amministratori per bene, bravi, che fanno volontariato a fare il sindaco, l'assessore
in questo periodo di grande difficoltà, e quindi è l'impegno è quotidiano, e sono uomini e sono donne, e sono giovani e sono anziane, non c'è una categoria. Diciamo che le donne abbiamo portato una ventata di stile diverso, abbiamo portato una determinazione forte e diversa, abbiamo lavorato il doppio, ma appunto per farci pure accettare, perché magari alla donna venne richiesto il doppio della fatica di un uomo, proprio per dimostrare di essere seri, per dimostrare di essere competenti, per dimostrare ce la possiamo fare, e quindi oppure per carattere, quando ci si impegna e quando si riceve un impegno per quello per cui siamo state educate, diciamo che quell'impegno si riceve al massimo livello e si opera al massimo livello di tutto quello che sia possibile.